Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuovo episodio della rubrica Non vedo l'ora. Prima di cominciare una piccola informazione di servizio: il gioco che avevo portato qualche settimana fa, Space Company Simulator, che esce oggi, purtroppo ha rimosso tutte le lingue tranne l'inglese e il polacco, quindi ve l'avevo segnalato in italiano, non sarà in italiano, peccato. Oggi andiamo a vederne altri tre. Volevo solo dirvi che è possibile che in futuro la qualità audio della mia voce cambi, perché il microfono che ho normalmente qui per registrare la voce sta dando un pochino dei problemi, ma non ho attualmente la possibilità di cambiarlo, quindi potrei tornare alle vecchie cuffie e microfono. Insomma, questo è uno dei cambiamenti possibili dei prossimi mesi. Iniziamo col primo gioco. Il gioco è classico tema spaziale, Mars Horizon, davvero molto molto carino, non si sa quando esce, si spera quest'anno. Ricordo un pochino anche Kerbal Space Program, in pratica tratta di una missione verso Marte, quindi vedete qua anche la costruzione degli edifici, oltre che della sala di controllo, la costruzione e la progettazione dei razzi e tutte le varie cose in inglese, non si sa, però prevedono nel 2019. Un altro gioco davvero molto interessante è Metropolisim, che non porta nulla di nuovo, ma la cosa che mi ha incuriosito è che la definiscono la diciamo simulazione più profonda mai vista per quanto riguarda i city builder. Anche qui non si sa, dicono coming soon, però spero che possa uscire presto. Sembra davvero interessante, una grafica carina, non elaboratissima, però ecco, sembrano essere molto ambiziosi. E l'ultimo gioco è Dream Engines Nomad Skies, prima di tutto Nomad Cities, scusatemi. Il gioco in italiano uscirà quando è pronto, insomma, ed è una sorta di diciamo costruzione di città, anche un pochino difesa della zona, tutto ambientato in un mondo post-apocalittico che sembra essere davvero molto molto figo. Adesso, se riesco a farvi vedere qualche screen in più, mi ricorda un pochino anche dei Billions, vedete poi tutta la costruzione, un po' stile strano, cyberpunk, ma può rivelarsi essere interessante soprattutto per gli appassionati di questi mondi cyberpunk, non steampunk, forse più steampunk. Progetta una città volante, l'ultima speranza, sopravvivi, gestisci, insomma esplora, sembra essere un bel survival city builder post apocalittico. La rubrica finisce qui, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate e alla prossima ragazzi, ciao ciao!